Jordan è questo. Ripeto, Jordan forse è stato un po', diciamo, prigioniero del suo personaggio, però chi si ferma a guardare solo il libro dalla copertina può dire quello che vuole. Quando invece legge il libro di Jordan, e allora pensa diversamente. Voglio un cazzo di casino, sì. Sì, che non si spenga la fiammella di Jordan. No, che sia un vulcano. Perché non ci siano più situazioni come Jordan. O quello che ha passato Jordan. O quello che ha passato Jordan. Uno sbaglia, ok, ma come fa? Quanto ha pagato? Ha pagato molto, molto. Per non so se chiamarla indifferenza di giudici o istituzioni, quelle... Non doveva tornare in carcere, questo è. Sicuramente non doveva tornare in carcere, questo no, no, e questa è la sua ammazzata. Io sono qui con tutti questi ragazzi che insieme a me lo conoscevano da più o meno 20 anni. E innanzitutto ci tengo a smentire quelle che sono state le voci in quanto a violenza e odio razziale, perché non gli sono mai appartenuti in alcun modo. Io voglio rivolgermi a tutti quegli operatori della comunità in cui lui si trovava, da cui poi è stato rimandato appunto in carcere. Come avete potuto anche solo pensare di mettere i vostri regolamenti davanti ad una situazione di quel tipo, proprio voi? Che siete operatori di comunità, che avete a che fare ogni giorno con ragazzi che hanno un certo tipo di problematiche. Come avete potuto? Umile, sensibile, cioè si capiva che aveva bisogno di affetto, di amore, di aiuto. Di aiuto soprattutto. Si vedeva dagli occhi, cioè era proprio umano. Non era da mandare in quel carcere, con tutte le denunce che lui ha fatto. Di maltrattamenti, violenze, non è così che si rimettono in pista i ragazzi. Tutto quello che aveva fatto Jordan prima, quello che gli ha attribuito o meno, Jordan lo stava pagando. Una volta che una persona viene presa, entra in carcere ed entra nella custodia dello Stato e gli succede una cosa del genere, quel ragazzo è una vittima di Stato. Tutto quello che c'è prima, la droga, la musica, gli amici, i problemi, non ci contano più niente. Una volta che una persona aveva commesso delle cose ed entra per pagarle, è responsabilità dello Stato. Jordan Tinti è una vittima di Stato. Questo è poco, ma... Bravo, bravo.